Caradhras ci ha sconfitti. Torniamo indietro. L'anello non è sicuro a Gran Burrone. Dove andiamo allora? C'è un'altra strada, attraverso le miniere di Moria. Quel nome porta sfortuna. A Gondor abbiamo forti alleati. Il nemico si aspetta che andiamo a Gondor, quindi non dobbiamo portare lì l'anello. Vi seguirò a Moria e vedrete l'immensa città sotterranea di Khazad-dûm. Verrò anch'io, ma vi consiglio di stare attenti ai segreti di Moria. Io non verrò, a meno che l'intera compagnia sia di diverso avviso. Lasciamo decidere al portatore dell'anello. Non voglio andare, ma neppure ignorare il consiglio di Gandalf. Dobbiamo raggiungere Moria al più presto. Gandalf ha ragione. La situazione potrebbe peggiorare prima di quanto ci aspettiamo. Thank you.
Dobbiamo raggiungere il cancello occidentale di Moria, laddove termina la regione elfica di Holling. C'è un cancello qui. Le porte dei nani non vengono costruite per essere viste quando sono chiuse. Guarda. Cosa dice la scritta? Le porte di Durin, signore di Moria. Dite amici ed entrate. Cosa significa dite amici ed entrate? Se sei un amico, pronuncia la parola d'ordine e le porte si apriranno. Conosci questa parola, Gandalf? Se mi lascerete in pace, cercherò di scoprirla. Facci riposare un poco. Quanto ci vorrà per attraversare questo posto? Non posso dirlo con sicurezza. 3 o 4 giorni di marcia, sempre che non ci perdiamo o incontriamo dei problemi. Problemi? Che tipo di problemi? Problemi con gli orchetti. Moria è vasta e profonda. Con un po' di fortuna eviteremo tutti gli orchetti. Ultimamente la fortuna non è dalla nostra parte. Forse preferite restare a far compagnia a quella cosa nel lago? Certo che no, signor Gimli. Correrò il rischio qui dentro. Oh, no.
Hobbit devono riposare, Gandalf. Questo sembra un ottimo posto per accamparsi. Sono d'accordo, qui dentro ogni posto è buono. Molto bene, Gimli. Ci accamperemo qui, ma non a lungo. Gli orchetti sono a caccia. Non ne sono certo, ma credo che qualcosa ci segua, silenziosamente, nel buio.
Questo sembra un buon posto per riposare. In ogni caso state alla larga da quel pozzo. Chissà cosa nuota nelle sue profondità in cerca di cibo. Sei una preda da poco, Sam. Probabilmente ti risputerebbe a riva. Pipino, non è... una buona idea. Idiota Duntuk! Gettati tu dentro la prossima volta, così non ci seccherai più. Ascoltate, questo suono sembra un martello. Qualcuno sta mandando dei segnali. Dobbiamo muoverci, e in fretta, prima che arrivino gli orchetti. L'uscita si avvicina. Presto ci lasceremo alle spalle le miniere di Moria. Spero tu abbia ragione. Anch'io sono stanco di questo posto. È freddo e buio. Dove siamo esattamente, signor Gandalf? Nelle sale superiori, credo. Forse la 20ª o la 21ª. Sono state saccheggiate e non interessano più agli orchetti. Preferiscono i piani bassi, nonostante l'oscurità avvolga tutto. Paura di cosa? Il flagello di Durin. Un'oscura creatura risvegliata molto tempo fa dai nani in cerca di Mithril. Scavarono troppo in fretta e troppo a fondo. Basta parlare del passato. È il presente che mi preoccupa. Vogliamo muoverci o restiamo qui fermi? Non credo che abbiamo scelta. Troll delle caverne! Tu occupati dei troll, io trovo una via d'uscita. Per la contea! Sbrigati, Gandalf! Andiamocene di qui! Non so quanto a lungo ancora possiamo resistere. Il libro è un diario degli ultimi giorni di Balin. Temo che non siano buone notizie. All'inizio hanno avuto fortuna respingendo un esercito di goblin. Poi hanno scoperto Mithril, la ricchezza di Moria. Prosegue narrando la morte di Balin. Un attacco degli orchetti. Lentamente, ma con fermezza, i nani furono spinti indietro e intrappolati. L'ultima frase è: non possiamo più uscire. Giunge la fine. Tamburi, tamburi negli abissi, stanno arrivando.
Hanno opposto qui l'ultima resistenza. Il tentativo di riconquistare Moria è stato valoroso, ma inutile. Dobbiamo andarcene. Frodo, temo che il nemico sia vicino. Se attaccheranno, ucciderò le maledette bestie con la mia ascia! Attraversiamo la sala e raggiungiamo gli altri! Farò del mio meglio per esserti d'aiuto. Quella porta dovrebbe condurre nella sala. Deve esserci un modo per aprirla. Bisogna attraversare il ponte! Raggiungere l'interruttore principale, Frodo, così che io possa passare!
Balrog! Il flagello di Durin è arrivato! Allarmi! Per Gondor! Andate! Attraversate il ponte di Khazad Dûm! Questo nemico è troppo forte per chiunque di voi! Devo affrontare il Balrog da solo! Fuggimmo dalle oscure profondità di Moria. E presto raggiungemmo il Bosco d'Oro, Lothlórien.